Stefano Milani al microfono, Marianna Lorusso, Ivana Marrone in regia, ben ritrovati anche oggi qui ad LS, il nostro spazio della società civile, sempre su Radio Articolo 1 e sempre sui 103 e 300 se ci seguite in FM. Subito anche le nostre coordinate per mettervi in contatto con noi: la mail redazione@radioarticolo1.it, il telefono lo 06400 43376. Vi ricordo anche che potete seguirci sui nostri profili Facebook e Twitter oppure scaricare la nostra app sugli smartphone. Oggi ad LS parliamo di sport sociale ovviamente, com'è del DNA di questa trasmissione. Periferia al centro, il movimento generativo, sarà questo lo slogan che caratterizzerà il 18° congresso nazionale UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che si terrà da oggi pomeriggio fino a domenica a Montesilvano in provincia di Pescara. Il congresso nazionale UISP parteciperanno 334 delegati e oltre 100 invitati. Si parlerà del valore sociale ed educativo dello sport, anche con riferimento all'Europa e ai trattati di Roma. Si parlerà di salute e di sport nelle carceri e tra i migranti. Tantissimi gli ospiti, sia in ambito politico, istituzionale, ci sarà la ministra dell'istruzione Fedeli, ma anche in ambito sportivo, istituzionale, con il presidente del CONI Giovanni Malagò, e anche in ambito sociale, perché sarà presente anche Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera, e anche sportivi, esponenti dell'associazionismo e del terzo settore italiano, medici ed esperti del settore. Con questo appuntamento, con l'appuntamento nazionale di Montesilvano, si conclude questo percorso congressuale della UISP, iniziato il 1° settembre del 2016 con i 122 congressi territoriali e i 19 regionali, una campagna di discussione che ha coinvolto migliaia di delegati e partecipanti, rappresentanta di 1.333.924 soci UISP e 17.668 basi e associative, dunque numeri molto importanti. Oggi qui ad LS vi anticiperemo qualche tema di questa 3 giorni di congresso. Cominciamo subito insieme al presidente UISP Vincenzo Manco, a cui domandiamo subito di spiegarci lo slogan di questo 18° congresso nazionale: periferia al centro, il movimento generativo. Un'organizzazione come la nostra non può sottrarsi da una visione, la visione di ciò che sta accadendo non solo nel nostro paese ma nel mondo. Tra l'altro l'ultimo purtroppo attentato di Londra dimostra ancora, diciamo, gli elementi di grande difficoltà e anche di tragedie che rischiamo di vivere, che non sono semplicemente la tragedia in quel caso criminale e terroristica, ma perché evidentemente il mondo sta vivendo forme di contraddizioni enormi. Dentro queste contraddizioni ci sono le grandi diseguaglianze economiche, diseguaglianze legate alle ricchezze e alle povertà, diseguaglianze di territorio, diseguaglianze di opportunità. E allora la UISP, che è stata per lungo tempo una UISP popolare, che ancora lo è, lo riaffermeremo, che è stata la UISP dello sport per tutti, per rimettere al centro la persona e non la prestazione sportiva, ma la persona in quanto tale, oggi la UISP lancia anche l'idea di un ulteriore punto di responsabilità, che è la responsabilità del movimento generativo, cioè di quel movimento che si assume la responsabilità di generare ulteriori opportunità, assumendosi una responsabilità sociale, intrecciandola con la cittadinanza attiva. Noi siamo una grande organizzazione sociale di sport, facciamo sport e attraverso lo sport vogliamo incidere sulla affermazione dei diritti sociali e civili delle persone, vogliamo incidere su una nuova stagione di riforme e di rinnovamento della politica, del sistema sportivo e del terzo settore. La UISP è un movimento generativo, genera risorse ed è attivo sul terreno della cittadinanza. Ecco Presidente, ovviamente ogni congresso di ogni organizzazione è un po' il punto in qualche modo di bilancio, ma soprattutto anche di rilancio, di futuro, no? Oggi la UISP cosa pone nella propria agenda proprio per il futuro prossimo? Allora, intanto noi arriviamo a questo congresso con una crescita dal punto di vista del numero dei soci, quindi di un'associazione non solo dal punto di vista quantitativo in salute, anche dal punto di vista economico-finanziario in salute, quindi consegniamo non solo ai soci della UISP e ai delegati della UISP, ma al Paese
un'associazione che appunto sa assumersi la propria responsabilità e cerca di proporsi come risorsa. Noi abbiamo di fronte due grandi sfide. Una è l'ammodernamento del sistema sportivo italiano, che ormai, voglio dire, segna un ritardo rispetto a quello che è anche la dimensione europea dello sport, dal libro bianco del 2007 alla comunicazione che è fatta al Parlamento europeo appunto relativa alla dimensione europea dello sport, e al deficit normativo che questo paese registra, perché non c'è scritto in nessuna passaggio, diciamo, di norma, di legge di questo paese, qual è la definizione dello sport. Chiediamo quindi al governo e al sistema sportivo, al CONI in particolare, di aprire, al netto della situazione istituzionale, di quanto sarà ancora in piedi, di quanto tempo avremo per poter costruire una proposta di riforma dello sport, ma non si perda tempo. Chiederemo questo: non si perda tempo immaginando che il 2018 è vicino e che quindi la legislatura andrà poi a termine. Chiediamo invece in questi tempi, con questi tempi, di cominciare un lavoro, di incidere, di scrivere una riforma dello sport in questo paese per il riconoscimento del valore sociale dello sport. Dall'altra parte, un terzo settore che ha una nuova legge, la WISP è una grande organizzazione di terzo settore, appunto un movimento generativo, che diciamo, collabora e dà il proprio contributo affinché il tema del terzo settore diventi un terzo settore capace di incidere nelle nuove politiche di welfare, nelle nuove politiche pubbliche che si attiveranno in forma sussidiaria, con la responsabilità di saper offrire i propri risultati sul terreno dell'impatto sociale, della valutazione di impatto sociale delle proprie azioni, di cui si sta parlando nei decreti attuativi. Queste sono le due grandi sfide che noi abbiamo davanti e che affronteremo con grande coraggio, perché vorremmo guardarci anche al nostro interno. Manco, come sa, la nostra è una radio che si occupa in particolare di lavoro, e sappiamo come anche lo sport sociale crea un indotto anche dal punto di vista occupazionale, però non tutti lo sanno. È bello ribadirlo, no? Che grazie anche allo sport sociale si può dare una mano concreta, si può dare un lavoro. Assolutamente, intanto ringrazio per questa domanda, perché purtroppo spesso e volentieri questo viene sottovalutato. Faccio un esempio molto semplice. Si discute spesso nell'ambito del movimento sportivo, soprattutto tra enti di promozione sportiva, di quello che possono essere i costi di eventuali servizi o banalmente anche della stessa tessera. Anche qui, quando diciamo al governo valutazione dell'impatto sociale, noi vorremmo vedere, no, in modo evidente quali saranno gli indicatori che dentro quei decreti verranno fuori. Perché nel momento in cui la WISP è fatta di uomini e donne visibili, non di numeri civici o di numeri telefonici, come ci diciamo spesso, le nostre platee sono state platee piene nel nostro percorso congressuale territoriale, regionale e nazionale. Abbiamo visto, per esempio, in tanti territori che quando si è trattato di affrontare la fase elettiva del congresso olimpico, quindi dei CONI regionali, per arrivare poi al congresso olimpico nazionale dell'11 di maggio, sono riemersi enti di promozione sportiva o realtà sportive che durante l'anno o si vedono pochissimo o addirittura non si vedono. Ciò vuol dire avere un radicamento sul territorio. Noi siamo presenti in tutte le regioni, e nel momento in cui siamo presenti con i nostri comitati territoriali o con le nostre delegazioni, lì siamo presenti perché abbiamo sportelli aperti tutto il giorno. Quegli sportelli lì sono aperti anche grazie ad una struttura che ha dei costi, e che sono costi a disposizione, quindi di un ampliamento dei servizi per tutto il mondo sportivo, per l'associazionismo sportivo, non solo della WISP, ma anche del movimento sportivo complessivamente inteso. Per non parlare di tutto il tema degli istruttori, degli educatori, dei moderatori, dei mediatori sociali, di tutte quelle figure al netto della grande ossatura del volontariato che a vario titolo hanno rapporti economici con la WISP. Abbiamo svolto una funzione di grande ammortizzatore sociale in questo paese. C'è un punto e termino rispetto a questo. Noi chiaramente cercheremo anche di capire, nel momento in cui il ministro Lotti, così come ha annunciato, attiverà, speriamo quanto prima, il tavolo dello sport, della governance dello sport nazionale, cercheremo anche di
diciamo, far mettere all'ordine del giorno di quel tavolo il tema del lavoro sportivo e di capire anche tra sindacato, governo e sistema sportivo come noi possiamo promuovere una nuova stagione di diritti e di legittimazione anche delle tante figure che noi abbiamo al nostro interno. È un impegno anche che prenderemo in quel caso quando appunto il ministro Lotti deciderà di attivare quel pezzo della sua delega. E speriamo davvero che questo processo si possa mettere in moto, concludendo davvero, perché questi 3 giorni saranno molto intensi, tantissimi gli ospiti anche in qualche modo illustri, però volevo salutarla con l'appuntamento della serata di apertura, no? Whisper la rinascita, questo incontro con i rappresentanti degli enti locali colpiti dal terremoto del centro Italia, perché è giusto continuare a parlare di questo nonostante i riflettori si siano un po' spenti, ed è giusto perché sappiamo come la UISPA in queste zone da subito ha portato quel famoso faro, no? Anche ai tanti ragazzi e tanti bambini che hanno subito queste devastazioni. Abbiamo fatto una scelta assolutamente voluta, sia per quanto riguarda il luogo, appunto la location in cui svolgeremo il nostro congresso, perché è chiaramente un territorio di accoglienza delle popolazioni sfollate dal terremoto. L'abbiamo fatto perché fin dall'inizio, da quella tremenda scossa e poi quelle successive, diciamo, da quella appunto di agosto, la WISP è stata presente, ricordo, diciamo, i nostri motociclisti a disposizione quando le vie di comunicazione erano diventate complicate e difficili fin dall'inizio. Da sempre, anche in altre situazioni, ricordo purtroppo il terremoto dell'Aquila, quello dell'Emilia, la WISP come altre organizzazioni ha sempre fatto la propria parte. Abbiamo ritenuto opportuno anche qui dare appunto un senso, un valore e come diceva lei prima, come dire, ridare luce, ecco, accendere un occhio di bue su quella tragedia che chiaramente non è ancora finita, che avrà purtroppo tempi ancora lunghi, ma facendo vedere non solo la nostra vicinanza, ma anche concretamente la nostra presenza in quei territori, la scelta di un congresso nazionale in quel territorio e anche, perché no, dentro l'hashtag Whisper la rinascita, anche l'acquisto di alcuni prodotti per dare un segnale chiaro di ripresa economica e sociale di quei territori, perché noi offriremo ai delegati, ai nostri ospiti, una borsina con dei prodotti di quelle zone, di quelle terre, proprio per dare un ulteriore segnale di vicinanza, di rilancio e appunto di rinascita. Appena dopo, avendo a disposizione un dispositivo attraverso cui abbiamo partecipato alla mostra biennale di Venezia dell'architettura, un dispositivo attraverso anche il Ministero, diciamo, della Cultura, che attrezzeremo sportiva, diciamo, con delle attrezzature sportive all'interno di un dispositivo mobile, una specie di camperino che noi utilizzeremo, visto la buona stagione che finalmente in quei territori sta arrivando, per animare il territorio e continuare con la nostra presenza in quel territorio di sport sociale, di movimento generativo, per generare anche lì rinascita. E allora buon lavoro e buon congresso, Presidente. Grazie, grazie a tutti voi, grazie mille. E ringraziamo Vincenzo Manco, presidente nazionale EUISP. Sport è sinonimo di divertimento, di socialità, ma anche di salute. Allora abbiamo chiesto a Fabio Lucidi, vicepreside vicario della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma, di raccontarci un po' l'importanza del ruolo dello sport con il benessere, con la salute di tutti. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, suoi ascoltatori. Allora, vorrei affrontare con lei un aspetto, diciamo, cruciale dello sport, perché ovviamente lo sport è soprattutto divertimento, ma è anche in qualche modo un volano per la salute. Sappiamo che l'Italia, gli italiani sono sì sportivi, però in qualche modo abbiamo visto anche le ultime statistiche, c'è una sempre maggiore obesità, specialmente dai ragazzi, una sedentarietà che in qualche modo rischia ancora di acuirsi. Qual è la situazione, se ci fa un po' un quadro in generale? Guardi, due sono i temi che lei tocca con la sua domanda. Il primo è quello delle relazioni fra sport e salute. Su questo piano i dati sono ormai indiscutibili, non si parla più di specifici ambiti di salute, ma di una salute generale, in qualche maniera con una
alla questione che mi permette di discutere, non perché non corretta, ma perché indica alcuni elementi secondo me sbagliati. Si parla dello sport come di una polimedicina. È assolutamente vero che lo sport fa bene a tutti, è falso che è una medicina, nel senso che, come diceva lei, il tema della pratica sportiva rimane non un elemento prescrivibile, ma un elemento che va favorito e facilitato perché è un diritto di cittadinanza, perché è divertente, perché è una dimensione che permette di ridefinire l'individuo all'interno del suo spazio complessivo di tipo olistico, generale, ludico, dentro un sistema di diritti e non di doveri. Quindi, insomma, l'aspetto sportivo fa star bene tutti, il corpo, lo spirito, e aumenta anche la socialità. Questo è un altro, diciamo, elemento che possiamo portare. Quello che lei e i suoi ascoltatori potrebbero considerare è uno spazio in termini generali di salute molto ampio. Non si parla esclusivamente di una salute fisica, non è un problema cardiovascolare, per intenderci, o meglio, non è solo un problema cardiovascolare, è un problema legato al fatto che si incrementano aspetti legati alla dimensione generale del tono dell'umore, piuttosto che alla soddisfazione sociale, piuttosto che alle reti di supporto percepite e effettive, all'interno di uno spazio in cui sostanzialmente gli effetti si rilevano a livelli insospettabili. L'incremento del funzionamento cognitivo dei bambini in età scolare, vuol dire andare meglio a scuola, per intenderci, tra coloro che fanno regolarmente attività sportiva e motoria e rispetto a coloro che non lo fanno, è chiaro, è evidente che si è andato da ricerca. Il livello di rallentamento del deterioramento cognitivo negli anziani, anche in casi di patologie come le demenze, è molto più visibile di quanto non ci si aspetti. I dati sono pervasivi, però attenzione, non si parla su questo soltanto di sport, nel senso di attività motorie strutturate, standardizzate, fatte attraverso sistemi di leghe o federazioni, ma del complessivo sistema generale dell'attività motoria. Su questo c'è una sfida anche per le organizzazioni sportive, che è quella di non facilitare esclusivamente l'attività strutturata dentro i contesti federali, ma di favorire complessivamente l'avvicinamento a un'attività ludico-motoria che possa avvicinarsi agli effetti benefici sul piano sociale, personale, cognitivo, emotivo e fisico a cui tutti hanno diritto. Quindi esperienze come quelle che porta avanti la UISP in questo caso, che propone tante attività fisiche, che mette insieme ad esempio persone cosiddette normodotate con persone invece con disabilità, questo aiuta tutti. Due punti ancora una volta. Il primo punto fa riferimento al fatto che, per l'appunto, la capacità di inventare delle attività non tradizionali è un punto molto importante su questo piano, e il secondo punto fa riferimento al fatto che le barriere di accessibilità all'attività sportiva e motoria non sono uguali per tutti, alcuni hanno maggiori barriere, pensi agli anziani, pensi alle condizioni di disagio sociale, pensi alle carceri, pensi ai luoghi della salute mentale, ed è proprio in questi tipi di ambiti che l'azione sociale di una grande associazione come la UISP deve essere più forte e intensa. Ringraziando Fabio Lucidi, vicepreside vicario della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma, continuiamo a parlare di sport, perché lo sport purtroppo è ancora tutt'oggi pretesto anche per atti di razzismo nel nostro paese, un fenomeno che troviamo spesso magari nelle categorie minori e dove poi è anche più difficile intervenire con la giusta forza. Di questo e di altro parliamo insieme al prossimo ospite, Mauro Valeri, sociologo e rappresentante dell'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, anche l'UNAR ovviamente parteciperà a questi due giorni, questi tre giorni, questo weekend di congresso della UISP, ovviamente portando l'esperienza e anche il lavoro che l'Ufficio Antidiscriminazioni fa e continua a fare costantemente in Italia, ovviamente legato allo sport in questo caso. Quindi la prima domanda che le chiedo è proprio di farci un po' la situazione. Abbiamo letto, abbiamo visto ultimamente anche notizie di cronaca che sono balzate, dico fortunatamente per l'attenzione generale, perché se ne è parlato di atti appunto di discriminazione dentro i rettangoli di gioco, in questo caso di calcio. Sono sempre più diffusi, sono meno? Ci dà un po' il punto della situazione?
Allora, c'è un osservatorio specifico sul razzismo nel calcio e da questo osservatorio emerge ormai da un paio di anni che mentre nelle serie maggiori tutto sommato sta diminuendo il fenomeno del razzismo e questo andrebbe interpretato perché probabilmente è cambiata anche la generazione di persone che vanno allo stadio, mentre invece sta aumentando in maniera molto preoccupante nelle giovanili. Questo è legato sia al fatto che ci sono molti più ragazzi, diciamo, d'origine straniera che giocano a calcio, molti sono anche italiani col colore della pelle scura e c'è una reazione paradossalmente non tanto dei calciatori ma molte volte anche dei genitori che vanno a vedere addirittura nei giovanissimi, cioè ragazzi di 11 anni che vengono insultati dai genitori di altri ragazzi che hanno il colore della pelle chiara e questo è un dato molto preoccupante perché intanto vanno a colpire dei ragazzi che sono minorenni e questo non è certamente un buon segno. E poi perché fanno del calcio e dello sport in generale non uno strumento che dovrebbe essere all'avanguardia contro le discriminazioni, ma proprio invece l'ambito dove i ragazzi subiscono maggiormente le discriminazioni e questo è estremamente negativo. Eppure, Valeri, il gioco del calcio, come ogni sport, potrebbe essere oltre la metafora perfetta, ma proprio il contesto perfetto per l'integrazione. Assolutamente sì, questo è un po' il difetto dell'Italia se vuole, questo è proprio il discorso che lo sport, noi siamo abituati a averlo come esempio di emancipazione, cioè avanti anche alla politica, avanti anche a determinate situazioni negative, proprio perché l'importante quando tu fai sport è quanto sei bravo, quanto riesci a fare squadra, quanto riesci a rispettare l'avversario, cioè tutte le regole sportive che sono in qualche modo sicuramente contro ogni forma di razzismo. Purtroppo questo in Italia non è così, lo sport è un po' troppo a ridosso invece diciamo, di quello che avviene fuori e questo dipende da tanti fattori. Uno dei quali, ne dico uno, tanto per lanciare anche un po' di riflessioni, noi siamo uno dei paesi che non ha messo lo sport nella Costituzione. E questo fa sì che il diritto allo sport purtroppo in Italia non è garantito perché c'è sia il razzismo, quello che noi vediamo tutti i giorni, purtroppo, ripeto, soprattutto in nelle categorie minori e nelle giovanili, ma c'è anche un problema in Italia molto grande ancora sul tesseramento dei ragazzi non comunitari e molte volte questo tesseramento viene negato anche a chi nasce in Italia da due genitori stranieri. C'è chi vorrebbe, ad esempio la UISP lo chiede, in alcune federazioni si sta facendo lo ius soli sportivo cosiddetto, quello potrebbe aiutare molto. Potrebbe aiutare, i dati non danno tanti buoni risultati per quanto riguarda le federazioni e questo andrebbe fatto anche qui una riflessione. Io ho scritto un libro insieme a due ragazzi di seconda generazione che si chiama Campioni d'Italia, col punto interrogativo, dove si fa un po' il punto e devo dire che purtroppo il calcio non è certo l'ambito dove è più facile per un ragazzo inserirsi, un ragazzo sempre, parlo di ragazzi di origine straniera. L'atletica leggera, per esempio, è molto più aperta e questo anche qui va fatto un ragionamento, secondo me, anche di tipo culturale. C'è ancora in Italia chi dice che bisogna tutelare i vivai italiani, è una cosa che non ha senso. Il vivaio è il vivaio vuol dire che sono i ragazzi giovani che fanno sport. Se io inizio a parlare di italiani, tutelare gli italiani nei vivai, sto facendo una discriminazione pesantissima e questo, secondo me, purtroppo succede troppo spesso in Italia in molte federazioni. Ecco Valeri, magari poi non aiuta magari certe dichiarazioni del passato anche di illustri e importanti attori di questo settore. Mi riferisco ad esempio al capo della Federazione del Gioco Calcio, anche su diciamo, uscite razziste in passato. Questo la dice lunga, no? Su un percorso che è ancora molto, molto lungo. Esattamente questo, cioè è un problema culturale. Mi ricordo una frase che disse Sacchi che si lamentava perché nelle squadre c'erano troppi ragazzi di colore, cioè poi utilizzando un termine che un ragazzo italiano può essere anche nero, questo forse Sacchi non lo sapeva, ma esistono tanti ragazzi neri italiani, quindi dire che ci sono troppi ragazzi di colore fa capire che dietro c'è una cultura ancora legata a modelli che non corrispondono più alla realtà. Noi abbiamo sul territorio 1,5 milioni di ragazzi di seconda generazione, che sono ragazzi nati e cresciuti in Italia, per una legge assurda che c'è rimasta del 90, ma che non è stata capace di cogliere
le trasformazioni che ci sono in Italia, il ragazzo, se ha due genitori stranieri, almeno fino a 18 anni è considerato straniero. Se viene da un paese non comunitario, fa una fatica enorme a emergere, a poter essere tesserato. Poi non è solo il tesseramento, questo è un limite anche della riforma della legge sul cosiddetto ius soli sportivo, perché poi se esistono delle regole invece che impongono un numero limitato di giocatori in campo extracomunitari, io posso pure tesserare 10 persone, ma poi in campo ne schiero uno solo, ne devo schierare uno solo, quindi non mi risolve il problema. E questo è anche un limite di chi scrive le leggi, a volte dovrebbe essere un po' più attento, sentire forse degli esperti che possono aiutarvi anche a rompere realmente, se si vuole rompere, questa sorta di blocco che esiste in Italia. E il rischio è quello che i ragazzi non facciano sport, questo è. Esatto, questo è, diciamo, il rischio più brutto e pericoloso. Oh, l'ultima domanda che le chiedo, oh, Valeri, allora una grandissima associazione come la WISP, l'Unione Sportiva Sport per Tutti, quindi lo dice proprio l'acronimo del nome, in qualche modo può aiutare questo percorso. Sappiamo che lo sta facendo, ma in qualche modo può renderlo ancora più preminente sul territorio? Sì, sicuramente la WISP in questo momento è una delle società sportive più all'avanguardia su questo discorso, sia perché permette il tesseramento a tutti quanti, sia perché in qualche modo sta cercando anche una trasformazione, cioè sta ripensando, come giustamente viene detto a tutti i livelli europei, sta pensando realmente che lo sport deve essere più presente sul territorio, non soltanto permettendo ai giocatori e ai ragazzi di qualsiasi origine di giocare, ma andando lì a fare anche una mediazione, che è quello che oggi manca di più, laddove c'è tensione, anche a volte molto montata dai media, tensione con ragazzi profughi che arrivano, con ragazzi appunto di origine straniera, organizzando attività sportive, facendo un'attività più attenta anche nel segnalare. C'è un progetto molto grosso che si chiama Sport Antenne, che sta portando avanti la WISP insieme anche all'UNAR, che proprio sta facendo fare questo passo in avanti a chi si occupa di sport, cioè non pensare che l'integrazione si ferma soltanto al discorso di permettere di giocare, che già in Italia è una cosa, vuol dire, una mira altissima, ma pure pensare che lo sport debba essere un modello di convivenza pacifica per tutti quanti. Questa è secondo me la grande novità che speriamo che venga accettata e venga riproposta. Anche perché, e qui forse pochi lo sanno, l'Italia è l'UNAR è stato promotore di questo piano, un piano nazionale contro il razzismo, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2015, dove uno degli obiettivi era proprio questo, di utilizzare lo sport contro il razzismo, ma in maniera molto più, come dire, molto più attenta a tutta l'attività anche territoriale che viene sviluppata, alle tensioni sociali che ci possono essere. Ringraziamo ancora Mauro Valeri, sociologo, rappresentante dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ci ha risposto ai nostri quesiti. Noi concludiamo qui la puntata di oggi, appunto dedicata al 18° Congresso Nazionale della WISP, che parte oggi pomeriggio da Montesilvano in provincia di Pescara e durerà fino a domenica. E ci fermiamo qui anche per oggi per LS, subito dopo le notizie del giornale Radio Sociale, a seguire LR Radio, oggi curato da Paolo Andruccioli, che insieme ai suoi ospiti ci parlerà di artigianato e delle mille facce del Made in Italy. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Mariana Lorusso e Ivana Marrone che hanno curato la regia del programma. LS torna lunedì, ora linea al GRS.